In TV, i piaceri della vita. Andare a vivere a Cuba? Un sogno. Reinventarsi la vita e trasferirsi in un posto così, con quel mare, quella gente, quella storia. Insomma, ricominciare tutto da capo. Valute che circolano a Cuba, i pesos cubani detti CUP e i pesos cubani convertibili detti CUP, ma chiamati anche moneda nacional. La moneta utilizzata dai turisti per pagare hotel, musei, ristoranti, sigari e rum. Nelle città maggiori e negli hotel è possibile trovare posti dove convertire il denaro. Ma facciamo un po' di chiarezza. Tenendo conto che attualmente un euro uguale a 1,29 CUC e un CUC è uguale a 29 CUP, se andate a La Habana potete mangiare del pollo fritto, delle patatine e una bibita con 3 CUC, che sono circa 4 euro. Invece se andate ad Oriente pranzate nei migliori ristoranti con circa 2 euro.
stipendio per i cubani è di circa 12 euro al mese, quindi se vi dovete trasferire a Cuba è importante, sarebbe meglio trasferirsi con un reddito italiano oppure aprire un'attività, cosa non proprio facile a Cuba. E a questo proposito vi volevo ricordare che a Cuba internet è vietato, quindi per i malati dei social forse sarebbe meglio restarsene a casa. Sono con Massimo Fedeli, sindaco di Bibona. Buongiorno sindaco. Buongiorno a voi e grazie di essere qui nel nostro comune. Grazie mille sindaco. Signor sindaco, il Palio della Costa Etrusca è anche un'occasione per poter promuovere il turismo? Ecco, io credo sia davvero una buona iniziativa che il Comune di San Vincenzo ha messo a disposizione anche di tutti i nostri territori. È un evento che credo vada a cogliere quello che è lo spirito anche del nostro ambito territoriale, perché parlare solo ed esclusivamente di un singolo comune oggi credo sia molto riduttivo. Ecco, il Palio è un momento di sinergia con gli altri comuni che onestamente è proprio, come si dice, un lancio fra la nostra bellissima costa, per cui ecco, credo sia una delle iniziative migliori che abbiamo sulla costa e che davvero riesce a mettere insieme dei territori che proprio per analogia, fortunatamente anche da un punto di vista turistico, sono davvero importanti. Siamo nella Toscana, forse nelle zone più belle, dove le nostre pinete ne fanno insomma la parte da padrone, e questo Palio credo che serva a far conoscere i nostri territori anche ben oltre poi i confini geografici che soprattutto ci caratterizzano fortunatamente sia nel nostro territorio nazionale ma anche sempre di più dalla parte di turismo che viene dall'estero. E ecco, ritorno a dirlo, credo sia davvero un'iniziativa che riesca a cogliere lo spirito che secondo me è fondamentale in questo periodo storico per far conoscere ancora maggiore la costa, la nostra costa tirrenica. Sono con Massimo Giuliani, sindaco di Piombino. Buongiorno signor sindaco. Buongiorno. Ecco, Piombino è una terrazza sulle isole e non solo. Quali sono i motivi per poter venire a visitare Piombino? Ma penso che i motivi per visitare Piombino siano si inseriscono chiaramente in tutti i motivi per poter visitare tutta la Val di Cornia. In particolare Piombino ha una grandissima estensione del proprio patrimonio culturale, storico, archeologico. Si va dall'epoca pre-etrusca, agli etruschi, l'epoca romana, il Medioevo e il Rinascimento. Quindi da un punto di vista storico-culturale è molto interessante. Abbiamo i parchi ambientali, abbiamo dei musei molto importanti. Dall'altra parte Piombino, come lei ha detto, è una terrazza sull'arcipelago toscano, abbiamo di fronte l'Isola d'Elba, vediamo in lontananza Montecristo, un bellissimo specchio acqueo che può servire anche per poter praticare tutti gli sport del mare, quindi le piccole vele, le grandi vele, il turismo costiero e poi tutto quello che può essere praticato all'aria aperta. Credo che effettivamente questo sia il plus che la Val di Cornia può dare, unito soprattutto poi anche all'altro grande patrimonio che abbiamo, quello enogastronomico. Quindi chi viene a Piombino, chi viene in Val di Cornia può vivere un momento di reale benessere. Grazie sindaco. Sono con Rossana Soffritti, sindaco di Campiglia Marittima. Buongiorno signor sindaco. Buongiorno a voi. Signor sindaco, volevo una sua impressione sul Palio della Costa Etrusca che è giunta alla sua 13ª edizione. Ma è una bellissima manifestazione in cui il mare di San Vincenzo ospita il territorio e quindi è un'occasione ovviamente
di festa, di confronto scenico dei vari territori che in qualche modo su quella bellissima spiaggia si confrontano, insomma, in questo palio che ormai, insomma, come diceva lei, ha 13 anni e quindi, insomma, sì, è una manifestazione ormai consolidata e molto partecipata. Grazie, signor Sindaco.